Sì, anch'io sono favorevole con la raccomandazione che poi è stata trasformata in un emendamento da parte di Jacopo Rossi. Noi siamo un'istituzione, veniamo qua, discutiamo di cose pubbliche che riguardano i cittadini, non abbiamo nulla da nascondere. Io credo che per chi vorrà poi vedere, sapere quello che succede all'interno di questo consiglio, questa sia una cosa che lo può agevolare, può essere utile. E poi, così, detta a livello di battuta, ma neanche tanto, concordo anche con quello che ha detto Rossi sul fatto che forse il fatto di sapere di essere ripresi ci aiuterà ad avere un comportamento in aula più consono all'ambiente dove ci troviamo, perché comunque sappiamo che possiamo essere, i nostri comportamenti e le nostre parole possono poi essere viste da qualcuno e, non, e se questi comportamenti non sono corretti, sono così un po' svaccati, tra virgolette, penso che non faccia piacere a nessuno che si veda e vedano gli altri il modo come si comporta in un'istituzione pubblica, per cui sono favorevole. Con la raccomandazione al presentatore La Terza di raccogliere l'emendamento che è stato presentato, perché in fondo è un'integrazione ed è una cosa che cautela e specifica bene gli intendimenti che La Terza ha voluto dire. Quindi va bene così per noi di Sinistra Ecologia e Libertà.